Ok, abbiamo visto le espressioni e le operazioni con numeri razionali, ci facciamo un saltino in avanti. Passiamo a una parola di origine araba, algebra, che deriva da, per assonanza, da un verbo in arabo che non oserò pronunciare, che significa ripristinare, rettificare, ed è l'equivalente del nostro spostare di qua e di là dell'uguale. Okay. È dovuto a uno studioso di algebra del IX, X secolo dopo Cristo, e la traduzione prima in latino e poi nelle lingue europee ha attribuito per assonanza quel termine il nome di algebra. Quella che vediamo qui è l'algebra classica, cioè quella che sfrutta le stesse proprietà dell'aritmetica, cioè del calcolo basato sui proprietà note, i numeri, ma generalizzando, operando su grandezze di cui non conosciamo a priori il valore. Da cui calcolo. Ok? Perché c'è bisogno di fare questo? Dal punto di vista intellettuale, culturale, per quale ragione uno va a cercare l'algebra? Beh, io preferisco farvelo intuire, se posso, provo, con un gioco. Vediamo se dovrei giocare. Quando ero piccolino, questo è un fatto vero, il marito di mia cugina mi sfidava a un indovinello. Dopo molti anni ho capito qual è la sostanza. E diceva così, avete carta e penna tutti quanti? Diceva, pensa un numero intero, positivo, quello che vuoi. Lo scrivi, lo raddoppi, fanne il doppio. Aggiungi a quello che ho ottenuto 8. Il risultato lo dividi per 2. E da quello che avete ottenuto togli il numero che hai pensato. Quello che hai ottenuto è 4. Provate con qualsiasi altro numero. Una domanda? Prego. Prossimamente su questi schermi. Provate con un altro numero. Qualunque altro numero. In realtà anche se fosse frazionario, razionale, reale, negativo, funziona comunque. Provate. Provate un altro numero, lo raddoppi, aggiungi. Beh, se aggiungi, invece che aggiungere 8 aggiungi 6, ok? Risultato dividi per 2, togli il numero che hai pensato, ottieni 3. Provate, raddoppi, aggiungi 4, dividi per 2, togli quello che hai pensato, ottieni 4. È curioso, no? Ha un piede magico. Chi vuole sapere qual è il motivo di questo, perché funziona? Uno, solo uno, due, tre, tutti, meno male. Pensa a un numero, chiamiamolo X, raddoppia il numero, 2 volte X, aggiungi 4, no 8 avevo detto, scusate, dividi per 2 e togli il numero che hai pensato, ottieni 4.
Per quale ragione? Beh, 2x più 8 leggi 2x, 2x diviso 2 fa x, 8 diviso 2 fa 4, qualunque numero sottratto a se stesso da 0, il risultato è 4. Algebra. Questo analisi si chiama identità, una relazione di eguaglianza. A sinistra e a destra dell'uguale sono grandezze che hanno lo stesso valore indipendentemente dal valore delle lettere usate. Provate a credere. Altro gioco? Questo è un pochino più complesso. Dimmi quando siete pronti. Pronti? Bene. Pensate ad un numero di tre cifre, quindi affinché siano tre cifre è opportuno che quella delle centinaia sia diversa da zero. Ok? E è più semplice, ma funziona comunque, se la prima cifra delle unità e quella delle centinaia differiscono per due o più unità. Un numero di tre cifre, ok, dove la prima e la terza differiscono per più di una unità. 128 va bene. Prego? 128 va bene. Fatto questo, scambia la prima e la terza cifra. Centinaia e unità si invertono, scambiano di posto. Sottrai il numero più grande meno quello più piccolo dei due. Allora, pensa al numero di tre cifre. Scambia centinaia e unità. Ottieni due numeri diversi, ok? Il più grande meno il più piccolo dei due. E il numero in mezzo? Rimane dov'è? Il numero che hai ottenuto, di nuovo inverti centinaia e unità. Prego? Non capisco. Centinaia e unità, non c'è molto da capire. E sommi i due numeri che hai ottenuto. Più, insomma. Sì, più. Ma quali? Quelli che hai ottenuto. Ripeto, forse vi faccio un esempio. Sì. 327. Ok. Scambio centinaia e unità, 723. Sottraggo il più grande meno il più piccolo. E ottengo. Non faccio fare la figura. Di questo numero adesso scambio di nuovo centinaia di unità, 693, e lo sommo al numero ottenuto precedentemente. Ottengo 1089, qualunque sia il numero che ho pensato. Provare a procedere. Sì, scusate, c'è un 9. Il risultato è indipendente dal numero pensato. Provate per credere. Numero di tre cifre, inverti centinaia di unità, più grande nel più piccolo, scambio centinaia di unità, somma i due, 1089.
è magia. La magia dei numeri, algebra. Provate a diversi numeri. Quando non potete più trattenere, vi dite e vediamo qual è l'arcano. Avete fatto? Chi indovina perché funziona? Sarebbe straordinario se indovinaste perché funziona. Se qualcuno tiene qualcosa di diverso me lo dice. Vedo faccio entusiasta, meno male. Provatelo. L'hai provata? Non lo so. Adesso ti svelo il mistero. Non è magia. Anche perché per sé questo è tenuto a tale ma non lo è. Siete pronti? Un numero di tre cifre possiamo scriverlo usando delle lettere se non vogliamo specificare il valore. Le lettere rappresentano numeri. Forse. A, la cifra delle centinaia, B, delle decine, C, delle unità. Quindi è A per 100 più B per 10 più C. Dove A, B e C a priori sono numeri, specialmente A e C, da 1 a 9. Non metto lo 0 in AC perché altrimenti avrei un numero di due cifre se A fosse 0. Okay. B invece può essere da 0 su. D'accordo? Poi cosa faccio? Inverto A e C e ottengo il numero C B A, cioè C per 100 più B per 10 più A. Questo è quello che ottengo invertendo le cifre delle decine dell'unità. E poi sottraggo, supponiamo che A sia più grande di C, per esempio. Non importa quale è il più grande. Faccio il primo meno il secondo, cioè A, B, C meno C, B, A. Cosa ottengo? Beh, ottengo A per 100 meno C per 100. Beh, che non è più di due lato, forse è meno, quindi 100 A più 10 B più C meno 100 C meno 10 B meno A. Il primo meno il secondo. Le centinaia, queste, le unità, le decine si cancellano, 10 volte B meno 10 volte B fa 0, qualunque sia B. E mi ritrovo con, lo riscrivo, ABC meno CBA vale 100 A meno C più C meno A.
il B non c'è più, l'ha stato cancellato. Ma C meno A è l'opposto di A meno C. Cento volte A meno C meno una volta A meno C fa 99 A meno C. Ok? Ora posso cambiare pagina? A meno C, la differenza tra la prima e l'ultima cifra può essere un numero tra 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Non può essere 9 perché se no l'ultima sarebbe 0. E 99 volte A meno C, se 2 è 198, se 3 è 297, se 4 è 396, se 5 è 495, se 7 693, se 8 792. Notate qualcosa? Sì, che prendi la prima e l'ultima, ma 9 che contenta. Astutissima osservazione. La prima più la terza cifra fa sempre 9. Prima osservazione importante. Seconda? E per 6 non. La cifra centrale è sempre 9. Allora il gioco è fatto. Perché? Manca una. Prego? Manca una. Quale? 6. Ah sì, per fatto 6. 594. E a coppie le cifre si scambiano. Quindi, torniamo al nostro numero. Se abbiamo A meno C per 99, posso scriverlo come il numero di tre cifre, quindi usiamo altre lettere, D e F, D centinaio e decine F unità. Abbiamo che E è 9, la cifra centrale delle decine è sempre 9, la somma centinaia e unità è sempre 9. Di conseguenza, ok, D e F più F e D, questo ottengo invertendo centinaia di unità, vale 10% più E per 10 più F più F per 100 più E per 10 più D. E F e D sono cifre, ok? Qui D volte 100 più F volte 100 fa 100 per F più D. Poi ho 2 volte E per 10 più di nuovo F più D. Ma qui non ho niente di ignoto. E so che vale 9, F più D è ancora 9, quindi ho D e F più F e D vale 9 per 100 più 2 per 9, 18 per 10 più 9. Qualunque sia ABC. Nessun dubbio riguardo.
900, 180 più 9, 1089. Domande? Questo senza utilizzare i simboli sarebbe più difficile. Perché si riesce a capire questo? Perché ci sono delle, tra virgolette, configurazioni delle forme, delle tracce che si ripetono, proprietà della struttura dei numeri. E utilizzare le lettere mi dà la possibilità di scrivere in modo compatto molti numeri. Ecco una delle chiavi dell'anima, potete capire questo mistero. Qualche mese fa ormai vi ho mostrato il papiro di Ring, il quale cominciava dicendo: modo corretto per entrare nella natura, svelare ogni segreto, comprendere ogni mistero. E riguardava come fare i calcoli che un funzionario dello Stato aveva davanti a ogni giorno. Lì c'era un'area di magia in cui in realtà è solo algebra, solo che a quell'epoca il metodo non esisteva. Ogni problema era un problema singolo. Con l'algebra riesco a generalizzare dal concreto all'astratto per trovare una procedura di calcolo che va bene qualunque sia il numero che ho sotto mano. Quindi ho bisogno di simboli che rappresentano oggetti o numeri concreti. Si chiama algebra classica. Non è la sola, ci sono molte algebre. Se io cambio le regole del gioco, costruisco un'altra algebra. Ci sono algebre in cui il prodotto da due numeri non è commutativo, A per B non è uguale ad A per A. Ma chi mai vive in mente una cosa del genere? Eppure ci sono oggetti in natura che si comportano così. Per quanto strano possa sembrare, potenza della matematica, se costruisco una teoria logicamente consistente, che rispetto a determinate regole che hanno un senso, se ci stanno in piedi, qualcosa funziona così. Non importa se lo scopriranno tra 10.000 anni, sono sicuro che qualcosa funziona così. Einstein diceva: la cosa più misteriosa della natura è che è comprensibile, riesco a capire. A priori, dal punto di vista filosofico, non c'è motivo per il quale non debba essere comprensibile. Non esiste una ragione per questo. Però di fatto funziona. È straordinario questo, no? E l'algebra è il primo passo. Non è sufficiente, non basta l'algebra. Però è il primo passo. Il primo scalino dell'algebra è quello che i libri chiamano calcolo letterale. I primi a utilizzare
in lettere per rappresentare i numeri, il primo, studio quanto, matematico alessandrino, il quale però usava molte lettere per indicare le decine, le centinaia, le migliaia o i quadrati, non utilizzava l'unità delle potenze, quindi aveva una scrittura piuttosto complessa. Poi, quasi 16 secoli più tardi, un altro matematico francese, François Viète, ha introdotto le lettere al posto dei numeri. Ma la vera svolta è legata a Cartesio, René Descartes. E si deve a lui il fatto che la nostra incognita preferita è la X. Lui, per sua comodità personale, indicava con le prime lettere dell'alfabeto le grandezze conosciute, con le ultime quelle non conosciute. E intendeva utilizzare nel suo manoscritto, usava la X, la Y e la Z con uguale facilità. Ma l'editore, quando è andato dall'editore a stampare il libro, ha detto: guarda, in francese la Y e la Z sono molto rare, è molto più frequente la Z, la X, quindi ho usato quasi tutte le X. Da quell'epoca noi l'incognita è la X, Mister X, Raggi X, X Factor, e da là. Perché ci servono le lettere? Beh, in parte le abbiamo già visto, in parte sono astrazioni, sono oggetti, enti che rappresentano quantità il cui valore a priori non è noto. Faccio un esempio. Se devo calcolare l'area di un rettangolo, base 5, altezza 3, ok, in qualsiasi unità decide di esprimerli, quanto vale la superficie? 3 per 5. Fin qui nessun problema. Okay. E se l'altezza valesse 4? E se la base valesse 2? 6. Allora, se cambiano i numeri, vi accorgete che però il calcolo che fate è sempre lo stesso. L'area è qualcosa di concreto che potete toccare, vedere, ok? I passaggi che fate sono un'astrazione che non dipendono da quanto è lunga la base, quanto è alta l'altezza. Qualunque numero ci sia qui, non fate altro che prendere questo aggeggio e moltiplicarlo per questo per avere la vostra superficie. Questo è il concetto di formula, il concetto di procedura di calcolo, che è una cosa moderna, recente, moderna non di questo secolo. L'astrazione, cioè il dire per andare da questo punto a questo e seguire questa strada, indipendentemente se la segue un tiro o un triciclo, si chiama formula, procedura di calcolo o algoritmo, usando una parola arba. Chiunque può calcolare l'area fa le stesse operazioni. E allora perché usare un solo esempio? Generalizziamo. Anziché usare il 5 lo chiamo base, anziché il 3 lo chiamo altezza, e l'area diventa base per altezza. Non ha nessun numero. Però questo mi dice come calcolare l'area su qualunque triangolo che il rettangolo abbia davanti. Questo non è una cosa da poco. Fino al V secolo avanti Cristo, uno scriba egizio, per esempio, se doveva calcolare la superficie di un tavolo o di un altro, li considerava due compiti completamente diversi. Non aveva il concetto che l'operazione da fare la stessa. Partiva da zero ogni volta.
è disponibile di un sistema di calcolo molto complicato. Io vi presento il monomio. Il primo personaggio dell'algebra. E cos'è un monomio? Un monomio è un'espressione che contiene, dove appaiono, numeri e o lettere tutti moltiplicati tra di loro. È un monomio. Meno 5 x alla seconda y è un monomio. 4 ab è un monomio. Meno 1/3 ab è un monomio o no? Sì, però qui c'è una decisione. Come la mettiamo? Sì, no, non so. Terzi un dato, questa volta. Certo che è un monomio, perché un terzo rappresenta in realtà un unico numero, scritto in modo frazionario, d'accordo, ma è un unico numero. Potrei scrivere benissimo 0,3 periodi. E non ho più una frazione. Ok? È un monomio. Viceversa, meno 7 a fratto b non è un monomio. Perché, non conoscendo quanto valgono A e B, tra di loro c'è una divisione. Quella si chiama frazione algebrica. Prossimamente su questi schermi, per adesso non ce ne occupiamo. Monomio è un'espressione che coinvolge numeri e lettere, tutti moltiplicati tra di loro. I numeri possono essere con un segno positivo o negativo a seconda, non c'è problema. La parte numerica si chiama coefficiente. Le lettere, l'insieme delle lettere, si chiamano parte letterale. Sulla carta d'identità di un monomio c'è scritto la parte coefficiente, parte letterale e il grado del monomio è la somma degli esponenti delle lettere. Questo monomio è di terzo grado, grado complessivo. Ok? Poi ci sono i gradi parziali. Il grado rispetto a x è 2, il grado rispetto a y è 1. Se parlo però di grado, intendo il grado complessivo, cioè la somma degli esponenti di tutte le sue lettere. Non importa quante sono. Ok? Se due monomi diversi, quindi che differiscono a priori per coefficiente o una o più lettere, hanno lo stesso grado, per esempio
4 XY e 3 AB, entrambi di grado 2, questi due, si chiamano omogenei. Monomi pari grado si dicono omogenei, in pari grado complessivo. Mentre 3 alla seconda y non è omogeneo né al primo né al secondo di questo. Questo è di grado 3, questo è di grado 2. Omogeneo. 2 monomi diversi che siano omogenei si dicono anche simili se oltre ad avere lo stesso grado hanno le stesse lettere con gli stessi esponenti. Si chiamano simili, hanno la stessa parte letterale, stesse lettere e stessi esponenti. Mentre per esempio questi non sono simili. Meno 4 x alla seconda e 5 x alla seconda y non sono simili, perché hanno le stesse lettere, ma gli esponenti sono diversi. Sono omogenei, ma non simili. Sono uguali se hanno stesse lettere, stessi esponenti, stesso coefficiente. Quindi ogni monomio è uguale solo a se stesso in sostanza. Due monomi, anche se alla fine poi giungono avere lo stesso valore, mettendo i numeri con le lettere, sono comunque diversi se non hanno gli stessi numeri, gli stessi coefficienti e le stesse lettere. Due ripeto sono omogenei ma non sono simili. D'accordo? Quando che ora abbiamo fatto, scusate? Ci sono domande? Per oggi ci possiamo fermare qua.